Vedete, meglio di così non potevamo cominciare, per essere chiari. Dobbiamo essere coerenti e dare al nostro cuore, alla giornata di oggi, che lo celebra in tutto il mondo, tutta l'attenzione che merita e che serve, perché serve, ve lo assicuro. Ne parliamo subito in studio con il nostro ospite, lui è Francesco Fedele. Buongiorno, professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Ben trovato, direttore del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari e Respiratorie del Policlinico Universitario Umberto I di Roma e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia. Dunque, che cosa ci dicono le cifre, professore? Perché è stato così importante addirittura istituire una giornata come questa? Ma i dati sono veramente impressionanti sulla mortalità cardiovascolare, perché i dati Eurostat pubblicati a maggio 2016 relativi al 2013 dimostrano più di 380 morti per 100.000 abitanti in Europa e in Italia siamo più di 320 morti per 100.000 abitanti. Tra l'altro i dati Istat hanno dimostrato recentemente un aumento della mortalità in Italia in generale e la mortalità per malattie cardiovascolari è la prima causa. Quindi è necessario l'impegno di tutti e l'attenzione quest'anno è rivolta non soltanto agli operatori, diciamo, nel settore, ma proprio a tutti i cittadini, cioè per responsabilizzarli, perché tutti quanti possiamo essere artefici della nostra salute. Quindi un impegno corale e fari, diciamo, riflettori accesi non soltanto in questa giornata, ma speriamo anche con il conforto e il sostegno delle istituzioni per 360 giorni l'anno. E proprio questo è anche lo spirito, vedete, dello striscione, quindi Giornata Mondiale per il Cuore, con la collaborazione della Fondazione Italiana per il Cuore, della Federazione Italiana di Cardiologia, della World Heart Federation e di Conacuore, quindi i cittadini, proprio per questa battaglia contro le malattie cardiovascolari. Questo è uno striscione che è stato disteso negli stadi nelle ultime partite di calcio sabato e domenica passata. Grazie, buongiorno anche a Livia Zerichi. Buongiorno. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, ce ne parli, ce lo spieghi? 25x25 è l'invito che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivolto a tutti i paesi per creare alleanze, per creare le strategie migliori per arrivare a questo obiettivo, cioè ridurre del 25% la mortalità per decessi, per cause, per malattie cardiovascolari entro il 2025, 25x25. È un obiettivo estremamente ambizioso, perché i numeri ce li ha detto il professor Fedele e le previsioni sono che aumentino questi numeri. Per cui che da 17 milioni di morti all'anno si passi a 23 milioni di morti all'anno entro il 2030. Ecco perché c'è bisogno di questa, c'è questa grande alleanza che bisogna fare tra società scientifiche, medici specialistici, cardiologi, medici sul territorio, ricercatori e noi cittadini in primis per avere questa consapevolezza che grazie alla diagnosi precoce, a uno stile corretto di vita, questa tendenza si può invertire e possiamo prevenire questi decessi. Professor Fedele, c'è stata un'anticipazione importante quest'anno di questa giornata, dove e come? Sì, è stato molto importante perché quest'anno è un evento direi quasi storico, perché per la prima volta si è tenuto il congresso europeo di cardiologia in Italia e in particolare a Roma nell'agosto ultimo scorso, e ha visto la partecipazione di 35.000 delegati, quindi 35.000 cardiologi. E durante questo congresso si sono riaffermate, per esempio, come diceva prima la dottoressa Zanetti, l'importanza degli stili di vita, per esempio il camminare durante siamo tutta la giornata. Siamo troppo pigri. Basterebbe sì, appunto, basta l'attività fisica moderata per ridurre del 30% l'incidenza di eventi cardiovascolari nella popolazione di età superiore ai 65 anni. Poi ancora altre novità importanti, è stata la discussione dei farmaci, la presentazione di farmaci che hanno un effetto cardioprotettivo contro la cardiotossicità delle chemioterapie, quindi in cardio-oncologia, sono state presentate le prime linee guida, così come sono stati riaffermati i dati estremamente significativi e positivi dell'uso dei nuovi anticoagulanti, nuovi farmaci per la dislipidemia e nuovi trattamenti farmacologici e non per l'insufficienza cardiaca. Abbiamo una breve animazione grafica, professore.
Gliela chiamo, qui la mostriamo e la commentiamo insieme. Si riferisce all'insufficienza cardiaca, la vedete, è un cuore insufficiente. Questa è l'apparecchiatura che si usa in sala di emodinamica. Vedete, si entra attraverso, con una guida, attraverso una vena, poi si arriva al lato destro, vedete questo che viene bucato è il setto interatriale, quindi dall'atrio destro, settore venoso, si passa al settore arterioso, atrio sinistro, e qui vedete che viene orientato con estrema accuratezza, perché è sotto controllo ecocardiografico transesofageo. Vedete questa pinzetta. Questa pinzetta che cosa va a fare? Si può orientare, si può girare dove si vuole, in modo da prendere il punto migliore, e vedete va proprio, adesso scende, vedete che c'è l'insufficienza mitralica, che il sangue che va in atrio sinistro e che non dovrebbe andare in atrio sinistro, e questa pinzetta, i lembi valvolari, e come potete ben capire, riduce l'orificio da cui il sangue rigurgita dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro. Vedete, non c'è più quel rigurgito di sangue che vedevamo prima, e questo si fa in sala di emodinamica. I pazienti ad alto rischio che non possono essere sottoposti a intervento cardiochirurgico, che non possono essere sottoposti a circolazione extracorporea. Ecco, voi vedete che il catetere stacca la pinzetta che rimane in situ e si ripara questo difetto funzionale in corso di insufficienza cardiaca. Tecnologia e cardiologia insieme. Grande sinergia, grande alleanza. Ma certo, ci vuole grande sinergia, c'è una grossa tecnologia che viene impiegata, ma anche qui il problema che è stato anche ribadito durante il congresso di cardiologia, e lo dico anche come presidente della federazione, il problema non è tanto la tecnologia, le tecnologie noi le abbiamo, il problema è dare le giuste indicazioni in maniera che scegliamo il paziente giusto, perché bisogna dare le giuste indicazioni per l'utilizzo di questi device. Bisogna non farsi prendere dalla tecnologia, ma avere una visione clinica globale, perché questo è estremamente importante sia da un punto di vista proprio per il paziente, la prima cosa per il paziente, da un punto di vista formativo, questo per i nostri giovani, per i nostri medici che fanno cardiologia, e anche per avere una interfaccia unitaria, quindi impedire un pochino la frammentazione in subspecialità della cardiologia, che è la ricchezza anche della cardiologia, per avere un'interlocuzione unitaria con le istituzioni, anche per discutere e meglio organizzare dei modelli assistenziali, quali per esempio il modello per intensità di cure, che sicuramente va rivisto per quanto riguarda intensità di cure di organo e non intensità di cure indiscriminato, e anche per quanto riguarda proprio l'impiego specifico dei cardiologi nei diversi settori. Tutto questo lei lo racchiude in un'espressione: approccio unitario e comprensivo federativo. Ma però sì, l'abbiamo spiegato, no? Federativo appunto perché, appunto, come dicevo, la cardiologia ha tante sfaccettature, ha tante sottospecialità. Spesso si sente dire, no, io sono cardiologo interventista, io sono cardiologo ecocardiografista, io sono elettrofisiologo. Beh, invece il cuore è uno e il cardiologo è uno, deve vedere tutti questi approcci insieme, e poi appunto perché il trattamento poi è a 360 gradi, avete visto nel filmato quello che poi è un atto tecnologico e presuppone appunto l'inquadramento preciso del paziente. E l'unitarietà comunque della cardiologia è anche importante per esempio, per appunto, come dicevo, per l'interlocuzione con i nostri gestori amministrativi. Grazie professor Fedele. Ricordiamo che questa campagna oggi più che mai è visualizzata da tutti, ma dura tutto l'anno. È importante che appunto poi proprio per prendere per esempio l'attività fisica leggera, ma che deve essere fatta tutto l'anno, costante. Questo è Cuore in Cammino, che fa parte della campagna, vuol dire che camminare fa bene alla salute, non bisogna essere atleti, basta un'attività fisica leggera ma costante. E ovunque. Grazie Lilia Zeriti, grazie professore Francesco Fedele per essere stato con noi, è così chiaro ed esaustivo. Adesso Antonia Varini.